cantante prossimo è sempre la Valacia di Schiller-Telegram. È una cosa che veramente mi riempie il cuore, perché vuol dire che questa Valacia per noi ha un'importanza, è fondamentale nella mia famiglia, perché non è un caso, come dicono i nostri maestri, che non si ripete mai nulla a caso, è sempre un qualcosa di voluto. Infatti la ripetizione di un certo evento non è mai casuale. I maestri si interrogano sempre sulle ripetizioni di un certo termine nel naturale, così come di un certo evento nella nostra storia. Lo vediamo nel modo più drammatico nell'episodio degli esploratori del naturale, verificatosi il 9 di aprile e ripetutosi tragicamente nella nostra storia più lunga. Da cosa è determinata questa tragedia? Sicuramente da una scarsa considerazione della terra di Israele. I commentatori si chiedono però che cosa ci sia di male nel comportamento degli esploratori. In fondo non hanno fatto altro che attenersi alle consigli di Moshe Rabbeinu. Ma se leggiamo con attenzione la Parashà, ci accorgeremo che nelle parole di Mosè, oltre alle indicazioni tecniche sulla natura e della popolazione, troviamo un invito a farsi forza. E questo è un insegnamento fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Quando intraprendiamo una qualsiasi impresa, e di certo è un messaggio centrale, quando si forma una nuova famiglia nel popolo di Israele, soprattutto all'inizio. L'unione fra un uomo e una donna ha degli aspetti sovrannaturali, perché due entità diverse fra loro divengono un tutto. Ma i nostri due ragazzi hanno tante buone qualità che li accomunano. Giuseppe e Barbara hanno sempre mostrato un grande amore per la terra di Israele, per il popolo di Israele, e con l'aiuto di Kadosh la forza necessaria per affrontare difficoltà con l'amore e il sostegno reciproco. Dicono i nostri maestri, un uomo e una donna meritevoli, la presenza divina è in mezzo a loro. Che Kadosh Baruch Hu possa dare a Giuseppe e Barbara tutto ciò che il loro cuore desidera, benedizione, salute.